L'invenzione del fotografico è un libro scritto da una mia collega dell'Università di Bologna, Federica Muzzarelli, che ovviamente oggi pomeriggio sarà presente. È un libro che apparentemente, è un libro che è uscito da Einaudi, quindi editore importante, forse il più importante editore di studi scientifici che abbiamo in Italia, a livello universitario, insomma. E niente, il libro traccia apparentemente una storia della fotografia dell'Ottocento, però con un taglio, con uno schema particolare, direi nuovo sostanzialmente, nel senso che tenta di agganciare quello che è successo, insomma, nella fotografia dell'Ottocento, quindi le introduzioni di linguaggio più curiose, più particolari, con quello che poi succederà nel Novecento. Quindi c'è un continuo rimando fra appunto fatti, episodi dell'Ottocento con invece col Novecento. In particolare il libro è costruito su 24 fotografie che appunto emblematizzano, esemplificano questi casi particolari, originali, le originalità diciamo della fotografia ottocentesca. Da qui anche il titolo del libro che non ho ancora detto, che è L'invenzione del fotografico, dove per fotografico si intende appunto, si può intendere le idee, la filosofia della fotografia. Quindi il libro ha questa idea di fondo, insomma, e la svolge analizzando 24 fotografie che emblematizzano, dicevo, appunto 24 idee di fotografia sorte già nell'Ottocento, ma che poi ritornano anche nel Novecento. Quindi c'è questa idea, credo curiosa, originale, particolare, nuova, di tracciare una storia della fotografia ottocentesca, però vista in proiezione sul Novecento.